Amore e buona energia, letteralmente Radio Yoga Network. Fa bene al corpo e allo spirito. Passeggiando con Ramananda. Buongiorno. Allora, se guardato bene il display, sono senza occhiali, nel senso ce li ho ma sono in borsa, e come sentite sto letteralmente sfrecciando verso il lavoro. Siusi l'altro giorno diceva: se respiri, inspiri dalla bocca e butti fuori l'aria dal naso, poi non ansimi più, no? Ma io non anche. Allora, il consiglio è ottimo, anche perché, se ho capito bene, è un buon consiglio anche per mangiare di meno, giusto? Se ho capito bene, Siusi. Però, quando tu mi senti ansimare, è perché quando io dico sto letteralmente sfrecciando verso il lavoro, non sto scherzando, è perché tu ancora non mi conosci. Ma se tu mi vedessi, cioè io proprio sono una scheggia, io faccio, nonostante sono grossettino, so che mangio, almeno non sono di quelli che dicono ma io non mangio niente, non so come mai ingrasso. No, a me piace mangiare, per fortuna non la roba dolce, proprio i dolci, non, come si suol dire, non me ne può fregare di meno. Tra l'altro questo audio che sto registrando lo manderò in onda anche in radio, e perché stamattina volevo andare, poco fa, pochi istanti fa, volevo andare in diretta, ma non lo so, Maurizio, sappimi dire se anche a te non funziona la app per andare in diretta. A me non mi funziona la app di Spreaker, quindi ho deciso di registrare questo audio qui nella chat, e chi mi sta ascoltando in radio, WhatsApp @kaparadio.net, e vi aggiungiamo. E poi dopo lo metto in radio con calma stamattina, quando arrivo dove devo arrivare. Ecco, visto che questo audio va in onda anche in radio, non posso dire dove sto andando. Voi qui della chat lo sapete. Quindi Siusi, è sicuramente un ottimo consiglio, però quando ansimo, non perché non so respirare, però è vero anche quello, nessuno di noi sa respirare, nessuno di noi sa mangiare. Mi ricollego a quello che ha detto Paola l'altro giorno di Risparmio in Cucina, iscrivetevi al suo canale YouTube, e dovremmo masticare i cibi una marea di volte. Naturalmente dovremmo mangiare meglio, sapete benissimo, dovremmo mangiare meno grassi animali, più frutta e verdura, quindi poca carne, io non ne mangio per niente, molta frutta e verdura, cereali e legumi integrali, poco pane. Ecco, magari pane con della buona farina integrale, biologica, fatto in casa, insomma tante di quelle cose che, vabbè, non è nemmeno così semplice poi mangiare sano, perché poi meno grassi animali, cioè l'assurdo di questa società come è costruita è che meno grassi animali mangi, e più ti costa mangiare, cioè più sano, più biologico, più tra virgolette vegetariano, dico tra virgolette perché sapete che io sono vegetariano, ma non sono di quelli che rompono le scatole, che vogliono che tutti diventino vegetariani.
come basterebbe che la gente mangiasse meno carne possibile. E più costano questi prodotti, cioè mangiare in un certo modo costa. E invece il cibo spazzatura costa pochissimo, più spazzatura meno costa. Questo dovrebbe far riflettere. Una coincidenza? Ma io non credo tanto nelle coincidenze. Comunque, nella diretta di stamattina, che a questo punto è un audio qui, quindi scusi, veramente sto, per chi mi conosce, chiedi un po', Maurizio mi conosce bene, te lo può confermare, ma anche lui è come me, per strada noi siamo delle frecce. Io cammino a una velocità impressionante, anche perché, e sono un gran camminatore, che è l'unica cosa che mi salva, sennò sarei veramente 200 kg. Già, sono tanti chili, che non vi dico perché, come l'età delle donne, non si chiede. Nemmeno il mio compagno deve sapere quanto peso, è una cosa mia che non dico a nessuno. Tengo sotto controllo, quello sì, faccio in modo almeno di non ingrassare, già da anni sto cercando di fare almeno quello, con grandi camminate. E poi che mi salvo, ripeto, che non mangi dolci almeno, perché non mi piacciono, non mi fanno impazzire per niente. Quindi sì, capita. Ieri ho fatto una buonissima torta al cioccolato vegana, buona, 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 ma io ne mangio un paio di fette, il resto se le mangia lui, perché le faccio per lui, i dolci li faccio per lui soprattutto. E se non corressi così tanto, cioè se non avessi un passo così spedito, e in più essere, camminare veloce come cammino io, e in più essere in diretta radio, è un bel impegno. Poi c'ho uno zaino, perché io dovete sapere che mi porto dietro la casa quando vado al lavoro, ma letteralmente la casa. Cioè io quando do questo zaino che ho qui sulle spalle in questo momento a qualcuno in mano, dice: tu sei pazzo, andare a lavorare tutti i giorni con un peso così. Più oggi c'ho anche un sacchetto in mano dell'IKEA, di quelli pieni, no? Di quelli che ci sta tanta roba, cioè di quelli pieni. Se vuoi è pieno, se no è vuoto. Oggi è pieno, perché ci sono delle cose che devo portare al lavoro, che devo lasciare lì. E in più c'ho il telefonino in mano con il quale sto andando in diretta, sto parlando in questo audio WhatsApp, anzi in realtà, quindi, e più sfreccio, corro verso il lavoro, anche perché se non sfrecciassi non arriverei in tempo a un cartellino da firmare, da timbrare entro le 7, quindi il problema è quello. Ecco perché mi sono inventato, passeggiando con Rami, che è questa trasmissione che va in onda in diretta a quest'ora del mattino e che oggi invece è un audio WhatsApp, perché appunto non riesco ad andare in diretta, boh, non lo so, richiedo di nuovo Maurizio, se succede anche a lui, che oggi l'app per andare in diretta non funziona, e quindi mi sono detto lascio questo audio in chat e poi lo trasformo in trasmissione radio, più tardi nel corso della mattinata lo faccio uscire in radio, gli do un titolo, ci metto il jingle, bla bla bla. Allora, io purtroppo devo dire, poi il vantaggio di chi mi ascolta in chat è che mi potete ascoltare col 2x o almeno con l'1,5x, così se l'audio dura molto, per ora siamo già a 8 minuti, col 2x mi ascoltate in 4 minuti ad esempio. Allora, io purtroppo, non so più in che lingua dirlo, corro dalla mattina alla sera, stavo dicendo poco fa appunto che mi sono inventato passeggiando con Rami, proprio perché, visto che non avevo mai tempo di fare trasmissioni mie, curo sempre e da sempre le trasmissioni degli altri, ve le confeziono, vi ci metto le musiche, i jingle, poi vi programmo la messa in onda, bla bla bla. E poi io non andavo mai in onda, cioè vanno in onda tutti, cioè la radio l'ho creata io insieme a Maurizio e praticamente facciamo tutto io e lui come sempre, no?
Allora, un bel giorno mi sono detto, vabbè, qui l'unica Renzo, Rami, preferisco essere chiamato Rami, o Nityananda, comunque, o Nirvan, quanti nomi, voi direte, ma questo è pazzo. Beh, un po' sì. Mi sono detto, Rami, qui l'unica è ottimizzare i tempi. Vai in onda, mentre cammini che vai a lavoro, quello è tempo che, così fai tre cose in una. Io vado al lavoro a piedi per muovermi, no? È praticamente l'unico movimento che faccio durante la giornata, oltre ai lavori di casa, perché il mio lavoro è molto sedentario. Allora, mi sono detto, se tu vai in diretta mentre stai andando a casa, fai tre cose in una. Uno, vai a lavoro. Due, risparmi soldi di autobus. Io l'automobile non ce l'ho per scelta, però in questo modo non uso neanche l'auto. Tre, cammini, fai sport, fai tre quarti d'ora di camminata, che fa solo bene. Quattro, fai anche una diretta radio, cioè fai quattro cose in una. E quindi nacque anni fa passeggiando con Rami, dove naturalmente, essendo sempre di corsa, ansimo continua. E tutti i giorni dico la stessa frase, scusate se ansimo, ma sto letteralmente sfrecciando verso il lavoro. E poi uso questa parolina letteralmente, che poi guarda caso è il nostro sito www.letteralmente.info. E la mia vita purtroppo è tutta di corsa, come molti di noi qua in chat, da quel che sento dai vostri racconti, quindi mi potete capire. Per cui mi spiace doverlo annunciare, ma per l'ennesima volta questo sabato non è andata in onda la trasmissione del sabato, che non mi ricordo se questo sabato toccava ad Antonietta, la trasmissione di Antonietta o la trasmissione di Fabio o non mi ricordo cos'altro. Io l'ho detto mille volte, andate su www.kradio.net, cliccate su palinsesto, se un giorno notate che la trasmissione che lì ci ha indicata non è andata in onda in quel giorno particolare, me lo segnalate. Ma di nuovo nessuno mi ha segnalato niente questo sabato, quindi ho dovuto prendere questa decisione che sto per annunciarvi. Oggi modificherò la programmazione, modificherò il palinsesto di Caparadio ed eliminerò quelle trasmissioni del sabato, rimarranno solo la mia notte di vita ed eventuali sabato in a cura di Maurizio, eventuali dirette di Maurizio intitolate sabato in, o altri titoli che lui vorrà dare a suo piacimento. Naturalmente lui nello spazio è libero di fare quello che vuole, ognuno di noi, ci sono delle regole base qui a Caparadio, ad esempio degli argomenti che non vogliamo siano trattati, ad esempio la politica, però per il resto, per lo più, ogni conduttore è libero di fare nel proprio spazio quello che vuole, ecco. Io da Bologna, Maurizio dallo studio di Ferrara e così via. Però le altre trasmissioni che sono da confezionare il sabato e da mettere in onda, tipo quella di Antonietti, tipo quella di Fabio, eccetera, da oggi sono sospese, perché comunque nessuno mi aiuta, nessuno mi dice guarda che oggi non sono uscite, quindi mi dispiace. Io ci ho provato, ve l'ho anche detto e ridetto per almeno due sabati, due o tre sabati consecutivi, ma capisco che anche voi evidentemente avete la vostra vita e i vostri problemi, non siete in grado di aiutarmi qui. Mi riferisco soprattutto agli interni, perché in questa chat non ci sono solo le persone proprio interne, quindi naturalmente loro non c'entrano, non se la prendono, ma non se la prendono nemmeno gli interni, perché non è una sgridata, cioè io capisco che non solo io corro dalla mattina alla sera, capisco che tutti corriamo, capisco che Caparadio è la radio di un'associazione culturale dove facciamo tutti tutto per volontariato. Quindi facciamo tutti tutto se e quando possiamo. Questo lo capisco perfettamente. Allo stesso tempo, purtroppo avevo fatto presente questa problematica del sabato. Nessuno mi è venuto incontro, non ho altra scelta, ecco, non è una cattiveria, non sono arrabbiato con nessuno. Tutto qua, quindi le trasmissioni del sabato
sono eliminate d'ora in poi, ripeto, tranne la mia, che ci penso io, note di vita, e tranne le dirette che si fa Maurizio da solo, e basta. Le trasmissioni del sabato sono sospese e eventualmente verranno ricollocate su altre giornate, ma per ora sono sospese, perché non posso andare avanti così, non ce la faccio da solo, che poi nessuno mi ricorda mai niente se salto un sabato o se addirittura salto due sabati o salto tre sabati, nessuno si accorge di niente, passa un sabato dietro l'altro, non va in onda niente, nessuno si accorge di niente, dai ragazzi, cioè... Per cui sabato basta per ora. Per ora e anche per un bel po'. Finché non troviamo un'altra persona che si unisca a noi nel gruppo dei volontari, che si prenda un po' di. Si porti via un po' di miei incarichi e mi alleggerisca un po' dal lavoro. Che ci dividiamo magari il lavoro mio a metà, io e questa ipotetica futura persona. C'era in passato, si chiamava, inizia per G, ma purtroppo non voglio fare il suo nome per non tirar fuori polemiche, anche se io sarei veramente titolato per farlo, perché io veramente a questa persona non ho fatto niente, anzi ho sempre voluto bene a questa persona. Purtroppo io ho sempre fatto presente a tutti che ha una moglie un po' particolare, con un carattere un po' particolare. M, il mio M, ha un carattere particolare anche lui, e sono nate scintille. Poi dopo le persone, se litigano tra di loro, se la fanno con me. Io cosa c'entro? Poi boh. L'associazione cosa c'entra? Boh. La radio cosa c'entra? Boh. Vabbè. Perché dopo poi si fa di tutto un erbo un fascio, e soprattutto ci sono delle coppie dentro le quali quello che dice una delle due persone della coppia è legge anche per l'altra. Cioè, non so, boh, a volte io scrivo su Facebook delle cose, le persone danno per scontato che se le penso io le pensa anche la persona che vive con me, la persona con la quale mi sono unito civilmente. Alcuni anni fa, voi sapete di chi sto parlando, una persona che amo, ma non è che se ami una persona per forza devi essere d'accordo in tutto. Cioè, noi abbiamo delle opinioni diversissime su un sacco di argomenti, litighiamo tutti i giorni su tanti argomenti, anche perché quelli che dicono, ah, nella mia coppia non si litiga mai, ma oh, guarda, veramente, ragazzi, comunque siamo quasi a 18 minuti. Quindi se mi ascoltate col 2x, se avete la fortuna che mi avete ascoltato qui in chat, sono 9 minuti. In radio ve lo dovrete sorbire tutto, poi in più in radio ci sono musichette, jingle, stacchi vari. Quindi questi 18 minuti diventeranno 25 minuti come me. Mamma mia, non vorrei essere nei vostri panni, che vi siete supportati passeggiando con Rami anche oggi. Buona giornata a tutti, per chi sta ascoltando la registrazione. Buonanotte, se è notte, chi lo sa. Che data è, che giorno è, che ora è. Ciao, ciao. Emozioni e forti vibrazioni. Ascoltaci in diretta su www.letteralmente.info. K Radio è sempre con te.
Sei all'ascolto di K Radio, un'emozione nuova. www.letteralmente.info. Dal passato un nuovo presente. K Radio Bologna @gmail.com.